Marcella, Alessandro Camilla, Bagnoli Simona, Bogliatti Serena, Bruno Patrina, Pirella Giulia, Lotti Sara, Marzotto Camilla. Si può dire, perché ce la siamo sudata, abbiamo combattuto, abbiamo lottato contro tutto e tutti, e ce la sentivamo nell'aria, cioè ci siamo preparate psicologicamente a questa partita, in questa settimana, sia in allenamento che fuori nello spogliatoio con il gruppo, tra di noi,
E niente, quindi è una vittoria bellissima, siamo tutte contentissime, abbiamo iniziato a festeggiare, la serata sarà lunga, speriamo. Che io ormai mi sono innamorato di quello che riescono a fare in campo, perché da sole riescono a rendere tutte le domeniche una giornata migliore a tutte le persone che vengono a vederci. Questo calcio femminile, se lavoreremo sempre così, con questa passione e intensità, nessuno ci potrà fermare. La passione delle donne non la fermerà mai nessuno. Sembrava che fosse già scontato anche il risultato, perché insomma le qualità di queste ragazze erano sotto gli occhi di tutti. Però noi invece abbiamo lavorato con molta professionalità, siamo state sempre attente, abbiamo cercato sempre di non lasciare niente al caso, ma soprattutto non abbiamo mai mollato quello che era il nostro obiettivo. E ci siamo trovati così a questo record di vittorie, che chiaramente senza mai sottovalutare l'avversario, portando sempre il massimo rispetto, però proviamo ad andare avanti. Poi chiaramente la palla è tonda e il calcio ci insegna che insomma non è mai niente di scontato. Di conseguenza noi proveremo a tenere alcuni record che poi ci faranno forse anche parlare anche un po' di più di questa Florentia.